Non piove da troppi giorni e anche a Roma si parla di allarme siccità. Abbiamo intervistato il direttore generale di Ambilazio, Andrea Renna, per capire la gravità della situazione. Abbiamo diversi allarmi da tutto il territorio regionale. Nella provincia di Latina stanno già irrigando in modalità alterna perché le risorse sono diciamo, veramente a forte rischio. La stessa cosa sta avvenendo sia in provincia di Rieti, che quindi verrà data l'acqua secondo una turnazione, e anche nella Frusinate. Nel territorio di Roma il Tevere è sceso di circa 1 metro. E comunque soffre questo, diciamo, questo periodo nero per quanto riguarda la risorsa idrica. E nel territorio di Roma noi, come consorzi di bonifica, non abbiamo segnalazioni di turnazione. Però in effetti la parola catastrofe dal punto di vista di quello che sono le culture, le raccomandazioni anche delle imprese agricole, dei consorziati, e purtroppo è un periodo nero da questo punto di vista. Fortunatamente si stanno studiando delle possibili soluzioni con l'obiettivo in futuro di prevenire la mancanza di acqua, evitando così che possa diventare un'emergenza. C'è un piano laghetti, un piano invasi per realizzare con Ambi e col Diretti degli invasi, quindi la possibilità di avere proprio diciamo degli invasi naturali, quindi senza cemento, che raccolgono l'acqua piovana per poterla mettere a disposizione nei periodi come adesso, che purtroppo l'acqua non c'è. Quindi come scorta? Sì, come scorta vera e propria a ridosso dei nostri impianti. Questa è una proposta, oltre che essere fattibile, è stata studiata e verificata. Ci auguriamo che possa trovare le rispondenze delle istituzioni e permetterebbe di incrementare le percentuali dell'acqua piovana che oggi vengono messe a disposizione e quindi non vanno perse, che purtroppo non superano l'11%. Le previsioni meteo non fanno ben sperare, almeno per il momento non è prevista pioggia. Se la situazione dovesse continuare così, nelle prossime settimane scatterà il piano di allerta idrica che prevede misure antispreco, come ad esempio il riuso delle acque depurate e il razionamento di quella potabile di notte. Intanto domani ci sarà un osservatorio straordinario con Comune, Regione, Consorzio di Bonifica e Autorità di Bacino del Tevere proprio per affrontare il tema dell'emergenza idrica.